e bentornati sul mio canale. Dopo quasi un mese che non registro, rieccomi qui pronta appunto a mostrarvi un nuovo video. Mi dispiace per la poca frequenza, ma purtroppo è difficile molto spesso combaciare la vita privata, il lavoro, YouTube, quindi se non ho un attimo di tempo non riesco a registrare, e comunque voglio farvi sempre un video decente, quindi devo avere le mie tempistiche, i miei tempi giusti. Quello che vi propongo oggi, quindi torno con un fantastico video, ebbene sì, so che questi mi piacciono tanto, mi piacciono tanto pure a me, e quindi di conseguenza sono felicissima appunto di registrarvi questo video. Gli acquisti sono più o meno recenti, alcuni fatti 2 giorni fa, altri magari 2 settimane fa, ma sono sicura al 100% che riuscirete sicuramente a trovarli, sono tutte cose reperibili, quindi ve le mostro tutte. Iniziamo. Il primo negozio che vi mostro è Accessorize, proprio acquistato circa 3-4 giorni fa al Accessorize di Eur, dell'Eur, per chi fosse appunto di Roma, e ho acquistato 2 cosette in saldo, quindi ancora sono riuscita a trovare delle cose scontate. I saldi devo dire che quest'anno non mi hanno particolarmente affascinato, più che altro mi sono ritrovata un mesetto a casa perché ho avuto un piccolo incidente, quindi non sono riuscita ad accaparrarmi molte cose in saldo, ma comunque sono riuscita appunto negli ultimi giorni a trovare ancora qualcosa. Allora, le 2 cose che vi mostro appunto di Accessorize sono, la prima tra tutte, questi joker carinissimi, molto molto sexy, molto molto particolari, semplici, mi piacciono tantissimo. Questo qui fatto con tante perline, e questo qui invece con una singola perla. Mi piace abbinarli insieme e comunque fanno un ottimo effetto sul collo. E il prezzo di partenza di questi erano di 9,90 euro, invece l'ho pagata all'incirca sui 3 euro. E poi il secondo prodotto, che è accessorio appunto, che vi mostro, è questa collanina qui con questa freccia di Cupido, sempre in filo dorato praticamente. Questo qui è della linea Z, quindi se non erro hanno comunque una qualità molto più buona rispetto ai classici accessori di Accessorize, che molto spesso si arrugginiscono. Questo qui, il prezzo di partenza era 19,90 euro, l'ho pagato 5 euro l'ho pagata, però mi piace veramente tanto, e poi comunque mi piace proprio la questione che non scolorisce, quindi finalmente ho dei prodotti carini ma che durano. Adesso direi di passare al vero e proprio succo della situation, ovvero mi sono accaparrata tantissimi prodotti fra beauty, make up. Questo periodo mi sono proprio data la pazza gioia con questi prodotti. Il primo prodotto appunto che vi mostro, che ho acquistato da Acquistapone, è lei, questa mousse volumizzante di Adorn. I prodotti dell'Adorn creano dipendenza, non c'è neanche un prodotto che non mi piace, cioè è incredibile, mi piacciono tutti. Poi hanno una profumazione assurda, buonissima, il packaging che ve lo dico a fare, e i prodotti veramente sono buoni di qualità. Questa qui appunto è questa new entry dell'Adorn, che ho acquistato appunto da questa panel all'incirca sui 3-4 euro, ed è appunto una mousse che io vado a mettere sui miei capelli bagnati, poi vado ad asciugare i capelli col diffusore e mi vengono fuori certi capelli tipo criniera, sembro un leone, però mi piacciono tantissimo. A me piacciono i capelli volumizzati, mi piacciono i capelli folti, mi piacciono i capelli mossi, quindi vanno, è perfetto questo prodotto. E appunto veramente per il prezzo che hanno, cioè, i prodotti sono favolosi, quindi il primo prodotto è lui. E il secondo prodotto, incuriosita appunto, visto che con il Pupa Vamp classico mi sono trovata benissimo, ho voluto provare anche l'Extreme, che praticamente ti apre completamente le ciglia, crea questo sorto effetto ventaglio, e mi piace tantissimo anche questo, rilascia anche questo tanto colore, tanto nero, infortisce bene le ciglia e le apre completamente. Diciamo, il Pupa Vamp classico le volumizza, questo qui invece le apre completamente, quindi mi piace anche tantissimo lui, ve lo consiglio. E questo qui l'ho pagato all'incirca sui 10 euro, 9 euro e qualcosa. Un altro prodotto, un altro kit invece che vi mostro, e questa sono veramente fiera di me stessa perché finalmente sono riuscita a staccarmi dai prodotti della Garnier, sono quell'oro. Praticamente appunto, visto che con la maschera Omia mi sono trovata benissimo, l'ho praticamente innamorata di quella maschera, ho deciso di acquistare questo kit, che ho acquistato all'Auchan se non erro,
praticamente questo kit da che cosa è formato? Ho già iniziato ad utilizzarle e quindi sono contenta perché vi posso anche, diciamo, recensire questi prodotti. Ho preso appunto questo kit formato dallo shampoo, dal balsamo e per finire dal pettine, e quindi praticamente super amore per questi prodotti. Sono dei prodotti molto più corposi rispetto magari ai shampoo della Garnier. Ho dovuto diluirli sotto consiglio di una mia collega, ho diluito questo shampoo e quindi finalmente sono riuscita ad ottenere il giusto effetto, il giusto risultato, però mi piace tantissimo. I capelli li sento puliti, i capelli li sento leggeri, li sento meno aggrediti, mi piacciono molto, e quindi comunque sono dei prodotti che vi consiglio. Poi se andate a incoronare tutto con la maschera, top, cioè veramente mi piacciono tantissimo. I capelli io li sento molto più sani, molto più puliti, molto più curati, e quindi sono contenta. Ovviamente li alterno sempre, comunque non cerco di utilizzare solo loro come prodotti, ma magari appunto continuo ad alternarli con dei prodotti della Garnier, però mi piacciono tantissimo e quindi ve li volevo consigliare. E poi è proprio carina l'idea di questo kit, che avrò pagato all'incirca sui 10 euro, anche compresa di borsina, dove appunto poter contenere tutti questi prodotti. Quindi ve lo straconsiglio e li trovate assolutamente ancora all'Action. Ovviamente c'è la linea questa qui all'aloe vera, ma c'è anche quella alla mandorla. E adesso passiamo al terzo negozio, Sephora. Niente, da Sephora non si può, è inevitabile non acquistare qualcosa, cioè è impossibile non acquistare qualcosa. Mi trovavo lì con la mia amica per farle compagnia e niente, anche io mi sono lasciata contagiare dai prodotti di Sephora e ho deciso di acquistare un prodotto che veramente incuriosita al 100%, e poi anche in questo caso il potere del packaging, perché è una cosa favolosa. Ed è lui, il correttore di Tony Moly, che è il Panda Dream. Appunto è appunto un contorno occhi rinfrescante che mi sta facendo impazzire. Ho iniziato ad utilizzarlo ed è veramente top, mi piace tantissimo. La mattina è una mano santa sulle mie occhiaie. E poi vabbè, parliamo, cioè il packaging è una cosa favolosa, quindi niente, toccava prenderlo, l'ho fatto proprio bene perché mi piace tantissimo anche il prodotto. Questo qui l'ho pagato 10,90 euro. Poi altri due prodotti che ho acquistato sono, questo qui era la prima volta che lo utilizzavo, che l'acquisto, appunto è la maschera contorno occhi, perché ultimamente veramente mi ritrovo borse, contorni occhi un po' stanchi, quindi ho voluto appunto comprare qualcosa di specifico. Questo è tonificante defaticante ed è formata appunto a punta all'alga, quindi questa qui ho preso, questa maschera qui. E poi ho preso un altro prodotto che avevo già utilizzato ed è la maschera per i piedi che mi fa impazzire, questa qui è la mandorla, appunto confortante e riparatore. Mi piace tantissimo perché lascia i piedi morbidissimi, profumatissimi, beh, ogni tanto comunque le coccole ci vogliono. E praticamente quella per contorno occhi l'ho pagata 3,90 anche quella per i piedi, top. E poi vabbè, mi hanno lasciato due campioncini di profumo Signorina, che non l'ho neanche ancora sentito, però fanno sempre comodo, magari una li porta in borsa e se li porta in giro. Poi passiamo a un altro negozio e qui ci spostiamo più sull'ambito make up. Niente, alla ricerca sfrenata di un fondotinta mi sono fermata appunto il giorno da Lycon e ho deciso di acquistare un loro fondotinta e un loro correttore. Il correttore che ho preso è il Stick Concealer numero 105 biscotto, bello scuretto, perché comunque io ho la carnagione abbastanza olivastra e quindi mi fanno comodo i correttori un po' più scuri. A maggior ragione se ho delle macchioline da coprire, questo qui è più specifico per le macchioline, e quindi eccolo qui. E ho iniziato ad utilizzarle abbastanza coprente, anche se non sono rimasta particolarmente colpita, cioè proprio wow quell'effetto che dici no vabbè, imbattibile, quindi boh, da valutare ancora. E questo qui l'ho pagato 4,90 euro. Invece a 9,90 euro ho acquistato anche il fondotinta, il Foundation Miracle Fix.
anche in questo caso la ricerca comunque di un fondo di tinta che fosse coprente, che durasse, perché il mio problema è quello che non mi riescono a durare, comunque avendo la pelle grassa devo stare sempre lì a tenerlo sotto controllo e molto spesso lavorando non è che ho la possibilità di stare sempre lì a truccarmi. E quindi ho preso questo qui, è il Miracle Fix appunto 03 con la pompetta, packaging fantastico, comodissimo, anche questo mi piace molto, comunque abbastanza leggero, non lo sento pesante sul viso e ve lo consiglio comunque a 9,90 €, questo è molto molto buono. Poi però ti ritrovi comunque un pomeriggio ad accompagnare delle tue amiche da MAC e niente, dici anche in questo caso di fare il tuo primo acquisto di MAC, cioè ragazzi a 27 anni non avevo ancora acquistato nulla da MAC, grave. E cosa ho preso? Cosa avrò preso mai da MAC? Ovviamente, visto che stavo alla ricerca, un bel fondotinta. Me l'ha provato sul viso, adoro, cioè un prodotto pazzesco. Questo è il Pro Longwear Foundation Waterproof, dice che è proprio utilizzato proprio dalle sportive per durare anche in momenti di umidità, comunque abbastanza diciamo resistente all'acqua, e quindi adoro. Questo è il numero 35, il fondotinta è questo qui e mi piace tantissimo, leggerissimo sulla pelle, dura tantissimo, si uniforma perfettamente al mio incarnato, cioè veramente il miglior fondotinta che abbia mai provato in vita mia. Avrà dei costi assurdi, però quando un prodotto è buono bisogna dirlo, niente, cioè mi fa impazzire. Quindi se avete la pelle grassa, avete comunque bisogno di un fondotinta coprente, questo ve lo straconsiglio perché mi copre perfettamente e dura veramente molto di più rispetto a molti altri fondotinta. Ovviamente io vado sempre nello specifico poi a picchiettare un po' di correttore o anche lui stesso picchiettandolo con le mani. Comunque ho sicuramente una maggiore coprenza, è stratificabile, quindi potete praticamente andare di continuo a coprire, diciamo più volte a coprire il brufolo senza problemi. Comunque non mi fa un effetto mascherone, cerone, nulla, cioè è veramente leggerissimo, impalpabile, cioè adoro. E poi le ultime due buste praticamente sono di negozi di abbigliamento, perché sì, ok, beauty, ok, ristrutturiamoci, ok, cerchiamo il fondotinta giusto, ma i negozi di abbigliamento non vanno mai dimenticati. E guarda caso, in che negozio sarò mai andata? Eccoli qua, i soliti, niente, Zara e H&M sono i miei soliti negozi. Il primo negozio che vi mostro è lui, è Zara. Da Zara ho acquistato un prodotto in saldo, felice me, ho acquistato all'incirca una settimana fa, cioè una fortuna delle fortune delle fortune, perché appunto per causa dell'incidente mi si sono rotte le mie amatissime stringate, non posso stare senza stringate, cioè Shana non può vivere senza stringate, è la scarpa che utilizza con più frequenza assurda e inimmaginabile, quindi dovevo per forza ricercare una nuova stringata e ho acquistato loro, cioè queste qui pagate 20 euro da Zara, già stramesse e strautilizzate, e sono veramente felicissime, mi fanno impazzire perché hanno tutta questa lavorazione davanti, tutti questi bucherellini davanti, è veramente di una comodità assurda. All'inizio mi hanno fatto passare le penne dell'inferno perché erano belle e durette, però adesso veramente delle ciabatte direi, e quindi loro a 19,90 €, top. E poi ho preso questi pantaloni della nuova collezione a 19,99 €, sono i culotte ma grigi, a me grigi mancavano e quindi sono felicissima di averli trovati già utilizzati, quindi per questo li trovate sicuramente un po' stropicciati, poi li ho dovuti mettere in busta e quindi niente. Hanno questo fiocchetto qui davanti che mi piace tantissimo, e comunque sono molto il mio stile, quindi adoro. E praticamente sono di una comodità assurda, abbinabili veramente con tutto, io metto magari anche i collanti a rete sotto, visto che adesso si sta utilizzando con le stringate, mi piacciono tantissimo. 19,99 €, non erro, e li trovate anche neri, il nero ci sta sempre. E poi l'ultimo negozio appunto che vi mostro è H&M. Da H&M ho fatto un po' di dannini. Allora, la prima cosa che ho acquistato, già questa qui utilizzata, quindi la troverete senza etichetta, è questa maglia qui a costine che mi fa impazzire. Questa qui della linea Divided, e le maniche sono una cosa assurda, cioè sono tutte sblusate, è un po' stile kimono, un po' simile a questa magliettina qui che ho di Bershka, se non erro.
appunto questa qui a girocollo, mi piace tanto perché le costine comunque diciamo che si accostano bene al proprio corpo e comunque fanno un bel effetto. E poi queste maniche sblusate comunque danno un effetto un po' più elegantino. Questa qui della linea Divided e costa 14,99 euro, molto carina. Poi l'altra cosa che vi mostro è una cosa molto molto basica, oversize, da utilizzare proprio con i leggings, da mettere tutti i giorni comodamente, magari veramente per andare al lavoro o nelle fredde mattinate che ancora ci accompagnano, ed è questa felpa appunto oversize. Questa era piegata nella busta, cioè è diventata uno schifo, nera, perché vabbè, in nero io praticamente sono malata, abbastanza lunghetta, e questa qui invece costa 19,99 euro, ed appunto nella linea del basico. Queste qui comunque sono dei prodotti che trovate sempre e ci stanno al 100% ancora in negozio. E poi l'ultima cosa che mi sono voluta accavarare, scusate ma dovevo abbassarmi, è questa giacca di jeans oversize che è molto 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 alla moda, che praticamente fa anche questa un po' Beverly Hills, ma io sono un po' questo stile Beverly Hills. È lunga, molto carina, anche questa strabiciatissima, vabbè, mi darò una botta, e appunto con tutti i bottoncini classici, e l'ho pagata 19,99 euro. Ho preso la taglia 36 che praticamente corrisponde alla 40, poi devo pure prendere la più piccola perché io sopra sono molto piccolina, ma mi piaceva l'effetto appunto un po' lungo, un po' oversize, e quindi niente, ho deciso di prendere lei. Spero che riuscirete a capire qualcosa, ma dai, è una giacca di jeans semplicissima, è classico denim, quindi dovrebbe essere abbastanza chiara. Eccola qua, ecco qui, con le sue taschine qua davanti, laterali, stupenda, ecco qui. E quindi niente, con gli acquisti è tutto, io spero sempre che questo video vi sia stato di compagnia, fatemi sapere i vostri acquisti, fatemi sapere cosa ne pensate, condividete le vostre opinioni, sono sempre felice e pronta qui ad ascoltarvi, io vi ringrazio, vi ricordo di seguirmi anche sui social, su Facebook e su Instagram. Vi mando un grosso bacione, ciao, alla prossima!